Fabrizio Mancin, qui parroco a Lumellonio dal settembre 2016. Si trova qui e subito affronta una bellissima iniziativa, una bellissima ricorrenza che da 200 anni i parrocchiani di Lumellonio affrontano. Il festone, vogliamo dire ai nostri ascoltatori cosa Sì, è stato il vescovo Giulio Bondiere che è ringrazio molto a chiedermi di venire in questa parrocchia in occasione del festone del 2017 e quindi sulla scorta dei festoni precedenti, così come me li ha raccontati soprattutto Carlo Megliavacca nel suo libro di raccolta storica, come dire, innanzitutto abbiamo pensato con il comitato organizzatore di studiare gli eventi liturgici, il primo è questo 29 gennaio, la presenza del vescovo Franco Giulio che aprirà l'anno del festone con la liturgia un po' dell'anno santo e anche la stazio ambrosiana davanti al crocifisso che sarà oggetto del trasporto. Poi le date successive saranno il giovedì 14 di settembre con la celebrazione serale, così come è stata fatta nei due festoni precedenti 50 anni fa, e dopo la celebrazione mattutina del 19 di settembre. La chiusura poi sarà con la processione della Madonna invece al primo di ottobre. So che ci saranno anche incontri, letture, occasioni culturali come una gita a Padova, troveremo tutto poi sulle lettere. Sì. Sì, innanzitutto ci sarà questa serie di eventi meditativi, uno al mese, il venerdì a metà mese, eventi meditativi nei quali interverranno alcuni teologi, anche giornalisti e anche un pubblicista di Venezia che si chiama Roberto Filippetti, che presenterà delle slide e una descrizione della Cappella di Scroveni, che poi andremo a visitare anche in un viaggio di istruzione fine aprile, soprattutto per visitare la Cappella degli Scroveni e vedere i santi che sono intorno al crocifisso, cioè la Maddalena e l'Apostolo Giovanni. A questi seguiranno anche le audizioni delle nuove sinfonie di Beethoven, come anche alcune iniziative per i giovani, per i bambini soprattutto. Ci saranno le due sacre rappresentazioni della Via Lucis e della Via Crucis, e invece per i giovani così del superiore ci sarà il circolo dei lettori il venerdì sera con la possibilità di leggere insieme alcuni testi, e anche ci sarà soprattutto per loro un viaggio a piedi fino a Santiago di Compostela. Grazie, la seguiremo questi mesi.